Per quanto concerne quelli che potrebbero essere i prerequisiti per un collezionista di pietre, un oggetto che può considerarsi da collezione, tutto quello che fa parte di un iter tracciabile di un artista, pezzi fatti su committenza, databili con documentazione certa, sono sempre quelli che diventano un po' la spina dorsale di una collezione. Uno può pensare ad esempio a Casa Lucano, che sarebbe casa di fantasia per Gio Ponti, tutto quello che faceva parte di quella committenza, comunque i pezzi più identificabili, fatti da determinati ebanisti o in collaborazione con determinati artisti, potrebbero diventare una pietra miliare, così può essere anche per la committenza Contini Bonaccorsi o per altri artisti tipo Carlo Mollino, quello che si rifà a Casa Minola, o altre committenze, Orengo, altre committenze importanti. Quelli sono sicuramente pezzi da collezione perché identificabili e comunque tracciabili. Ma per me questo non è assolutamente un requisito, nel senso che per il design a volte capita anche di avere fortuna. Io ho avuto un cliente che ha trovato in una specie di skip, li chiamiamo in Inghilterra, no? Dove buttano la spazzatura dei progetti, un lampadario di Ruhlmann in Francia, pagato 50 euro, venduto 80.000 sterline, per cui no, non c'è un prezzo sotto quale non bisogna scendere. Certo, a volte si ha la fortuna di trovare dei capolavori nel nulla, perché il gusto cambia, la gente butta via le cose, la gente non sa quello, le persone non sanno quello che hanno, quello che vendono, quello che stanno gestendo, per cui non è un requisito che a mio avviso fa senso. Ovviamente, se un pezzo è in una galleria o in un'asta conosciuto e si capisce di chi sia e come sia tracciabile, identificabile, ovviamente la stima è il prezzo più alto. Mi è successo anche a dei clienti miei di comprare in aste sconosciute cose che non sapevano. Chi le vendeva non sapeva cosa fossero e loro, avendo la conoscenza del grande collezionista, le hanno identificate e le hanno acquistate per un prezzo basso. Diciamo che i parametri sono gli stessi per i quali si identifica un oggetto da collezione, cioè il fatto che siano tracciabili, riconducibili a un disegno preciso, a una manifattura, a una committenza. Oltre a quello, ovviamente, aggiungerei, e lo stesso vale anche per la prima domanda, le condizioni dell'oggetto, che siano originali, che non siano troppo restaurati o restaurati in maniera empatica. E dopodiché, ecco, poi dipende anche da come uno colleziona e cosa colleziona, qual è l'approccio del collezionista riguardo alla curatela della loro collezione. Ma questo è un discorso molto più personale, diciamo, che in quale non possiamo entrare, perché ogni collezionista ha una sua visione, un suo cono di interesse. Io non credo che sia necessariamente da preferire l'acquisto in asta, perché se uno è un collezionista ed ha un approccio, una visione precisa, se un'opera che vuole è con un mercante, perseguisca pure quella. Detto ciò, in asta diciamo che c'è una visibilità maggiore, che se da una parte può creare competitività, dall'altra rende l'oggetto più visibile e quindi anche più controllabile. Poi le aste offrono, almeno noi abbiamo una garanzia di 5 anni su
su quello che vendiamo, per cui se una cosa viene contestata su 5 anni, cioè c'è sempre una possibilità di riaprire un discorso o comunque entro un arco di tempo abbastanza lungo. Però di per sé io non partirei mai a priori con meglio l'asta del gallerista, dipende da cosa vuoi e chi ce l'ha. Ovviamente l'asta parte sempre da prezzi più bassi, cioè il prezzo di partenza è molto più basso di quello di una galleria. E quella è una cosa molto positiva perché succede molte volte che in asta le cose passino inosservate per una ragione o per l'altra, quindi quello può anche consentire di fare dei grossi affari. In galleria le cose solitamente sono molto più alte. Poi se in asta è anche possibile che salgano i prezzi moltissimo, però quello sta al cliente se vuole fermarsi o se vuole procedere. Ecco, non c'è sempre da ripartire, insomma, non sei mai costretto.